Non è sfigata, ma anzi continua a riscuotere grande successo tra l'universo maschile, anche se è impegnata, lo dico subito. Loredana Cannata, ben trovata. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Loredana, tu hai sempre sostenuto che essere single, essere da sole è la condizione migliore per una donna. Invece, che è successo? Succede anche l'inaspettabile, ma io ho sempre sostenuto che bisogna star bene da soli e camminare da soli e quindi non cercare qualcuno per appoggiarci, sì, per avere compagnia. Io da sola so camminare benissimo, adesso. Però poi anche... che è successo? Momento di debolezza, ti sei innamorata, come è riuscito a entrare nel tuo cuore? Ma io credo, è stata la vita, forse la vita voleva che facessi questo incontro perché è scattata una magia intorno a noi che ci ha uniti e quindi se lo vuole l'universo non mi posso opporre. Cioè ti sposerai addirittura, allora Loredana Cannata che sogna il matrimonio? No, non esageriamo. No, non sono cambiata fino a questo punto e ancora, non lo so, a me il matrimonio non interessa, quindi... Va bene, intanto ti vuoi vivere questo amore. E già è tanto. E appunto, comunque c'hai sbalordito perché ti abbiamo ascoltato, anche lo scorso anno ci siamo incontrati diverse volte all'Italia sul 2, ma avevi raccontato proprio questo. E vi avevo detto che mi fossi innamorata, sarei venuta a dirvelo. Vedi? Sono venuta. Qua. Promessa mantenuta. No, perché poi c'è il problema anche, Simona, che molto spesso le donne non si buttano in nuove storie, nuove avventure dopo aver sofferto molto, no? No, questo sicuramente, ovviamente, il periodo cosiddetto di lutto vedovanza può cambiare o può anche, come dire, variare. Quello che è interessante nel servizio di prima è la polarità del giudizio femminile, nel senso alla domanda che cos'è per lei una single, la polarità totale, nel senso è completamente sfortunata oppure è assolutamente libera. Quello che è interessante è da un'indagine recente che c'è stata a Milano, per esempio sul mondo single, quello che emergeva qualche anno fa in realtà è un po' l'infelicità delle condizioni single, legata soprattutto alle cose magari personali e pratiche. Gli uomini single fanno difficoltà ad andare, come dire, a fare la spesa da soli o hanno paura di non aver nessuno con cui parlare. Quindi in realtà non è una condizione, almeno stando alle ricerche statistiche, come dire, così appunto alla Sex and the City divertente. Sicuramente vivere un periodo comunque di solitudine, sicuramente no, di comunque di sperimentazione, di spazi e di cose che si possono fare senza e quindi mettersi alla prova può essere utile. Però ecco, non credo a quella cosa per cui uno dice lo faccio per me stessa oppure io devo per forza truccarmi, o quella signora che diceva non c'è una ragione per cui una donna si debba mettere in ordine se non ha un uomo. Ecco, questo trovo abbastanza... no, perché insomma c'è anche l'amor proprio, no? In un certo senso. Però un tempo il termine zitella aveva un'accezione decisamente negativa, Maria Rita, no? Oggi come è vista? Cioè, anche la donna da sola insomma era una figura discutibile, diversamente dall'uomo, che insomma invece è l'uomo cacciatore. Oggi le cose sono cambiate oppure una donna continua ad essere additata se da sola? Io direi che credo sia passato il tempo che diciamo la donna aveva soltanto come scopo il matrimonio e poi fare dei figli, una famiglia, eccetera. Oggi il termine zitella è non ha trovato un uomo per fare una famiglia e continuare a difendere l'umanità dall'angoscia. Molte di queste donne hanno detto senza un uomo non c'è un obiettivo. Io credo che la donna ha trovato negli ultimi anni una formidabile possibilità di essere speciale, nel senso di mettere proprio di dimostrare le proprie qualità nel mondo del lavoro, dell'organizzazione, anche del governo delle cose. E nell'affrontare quindi, anche le problematiche da sola, perché quindi, insomma, un conto è condividerle, un conto è affrontarle. E non solo, ma se mi permettete, si è visto proprio quanto è importante la donna all'interno della famiglia, perché appena la donna è venuta meno tanta organizzazione, tanta possibilità, e gli uomini di cui parlava prima che fanno fatica ad andare a fare la spesa, non sono le donne che fanno fatica ad andare a fare la spesa, cioè io direi che la donna single l'ha riscoperto, grazie a passaggi anche molto dolorosi, quante qualità e quante possibilità, e nonostante il dolore, nonostante le difficoltà, le donne con cui ho parlato mi hanno detto che quel passaggio, o breve o medio o a lungo termine, addirittura di vedova che non si risposano, di donne che non vogliono dopo amori molto dolorosi ritrovare di nuovo ma avere un rapporto magari con un uomo col quale stare ma non tornare a sposarsi, sono donne che hanno capito il valore della propria individualità. Però c'è una signora che nel filmato noi ci abbiamo sorriso un po' tutte, che diceva: le
le donne da sole sono un po' sfigate. Ecco, tu ti sei sentita sfigata quando eri da sola? E poi la donna da sola crea problemi, per esempio, alle altre donne in coppia. Le altre donne in coppia la vedono come una possibile rivale. Un pericolo, un animale, certo, libero di agire. Certo, poi sai, è brutta e bassa. Allora non crea problemi. No, io non mi sono mai sentita sfigata da singola, anzi mi sentivo molto fortunata perché non avevo bisogno di trovare qualcuno per stare bene. A me dispiace per quelle persone che riescono ad avere una serenità, un equilibrio solo in coppia, perché è molto più difficile. E quindi mi sono sentita molto fortunata. E le single, ma le donne in genere, noi credo che dobbiamo ancora sviluppare l'alleanza femminile. Questo le è donne... vero, alleanza fra donne, questo è vero, perché molto, certo. molto, molto fa di paura. Facciata, ma molta paura la donna che è sola perché non invitarla o comunque... veramente è un problema e invece non è vero, l'alleanza fra donne elimina proprio questo problema. Ma magari c'è anche il ritrovo delle tante donne single, ma magari di questo parliamo tra qualche istante. Adesso